Roma debilitata, anche dai 20 trionfanti e scandalosi minuti di Udine, dopo che abbiamo dovuto giustificarci perché Ndicka non era morto. La malafede dei piani alti non si legge tanto nel non far recuperare i minuti in un altro momento. Ci poteva anche stare, ma la presa per il culo di far decidere a noi se anticipare Napoli è chiaro segno di come Mu avesse ragione su tutto e fosse stato fin troppo educato. Ma parliamo di Napoli-Roma. Due club partiti con altri obiettivi e giunti al cambio tecnico, esaltante per la Roma, avvilente per il Napoli, ma se i partenopei ormai sconsolati della stagione non trovano motivazione contro le piccole, è più difficile che l'orgoglio non esca in match come questi. Un Napoli arrembante, infatti i padroni di casa aggrediscono subito e si prendono subito l'inerzia della partita. Per la prima mezz'ora la sensazione dell'ottimista che è in me è di una Roma in controllo che lascia il pallino agli avversari e prima o poi ripartirà accettando il rischio. In verità poi una Roma svagata che oltre al pallino lascia il pallone e i partenopei da lì in poi si mangeranno 4-5 occasioni da ufficio inchieste quando non sarà il solito sontuoso Svilar a dire no. Ma incredibilmente gli ospiti si trovano in vantaggio con il rigore di Dybala, ma pochi minuti dopo Svilar, che avrebbe meritato ben altro gol, viene beffato dalla più fortunosa delle deviazioni, a pallonetto. Poco dopo Renato Sanchez sende Kvara e Osimhen sigla il rigore. Ma la Roma targata Daniele De Rossi non muore mai e la prima gioia dopo un anno duro è l'urlo di Abraham che ribadisce di testa per un punto fondamentale. Ora, se un allenatore pensa di uscire indenne dal Maradona con 90 minuti di Christensen e 45 di Sanchez, ha l'arroganza degli dèi, ma se ci riesce è onnipotente, il Thanos del calcio moderno. Capisco il pensare alla Coppa, ma i giallorossi sono stanchi e spesso con la testa altrove. Senza Ndicka e Svilar e gli attaccanti del Napoli poteva finire 5-0. La Champions rimane difficilissima, ma perdere sarebbe stato quasi una condanna. Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti. Questo è Angolo Roma. LBDV.